Le mani dentro la città, la nuova fiction di Canale 5 che va in onda da venerdì appunto su Canale 5. Abbiamo il protagonista da camorrista a poliziotto, è un passaggio difficile, qual è il ruolo più impegnativo? Guarda, non è nessuno, non ci sono grandi differenze, quando fai questo lavoro cerchi di farlo così come abbiamo detto in conferenza, con un senso di responsabilità, soprattutto con la passione. Noi abbiamo la fortuna di fare un lavoro molto bello, alcuni dicono il più bello del mondo, io non ritengo sia così, ci sono altre professioni molto più belle, però quando hai la fortuna di fare della tua professione, la tua passione, cioè quello che ti appassiona di più, alla fine diventa il tuo lavoro, cerchi di farlo al massimo, per cui qualsiasi personaggio ti trovi ad affrontare lo fai col medesimo spirito, col medesimo entusiasmo. Quando tratti argomenti del genere lo fai col medesimo senso di responsabilità. Ma dicevi che l'anno scorso, dopo aver interpretato il clan, sei stato accolto a Napoli come un idolo. Sì, ma quello è inevitabile, lo è successo a Claudio Joé quando ha fatto il Capo dei Capi, è successo nella grande cinematografia americana ad Al Pacino quando ha fatto Il Padrino, quando ha fatto Scarface. Sai, sono personaggi che hanno una psicologia talmente complessa, complicata, che vanno ad attingere un po' a quelli che sono gli istinti un po' malefici delle persone, cioè del bene e del male in ognuno di noi, però il male suscita un fascino che è inevitabile. Però ho avuto modo, insomma, attraverso i mezzi di informazione, internet, i giornali, di far capire, non puoi raccontare il bene senza poter raccontare l'altra faccia della medaglia. In quel caso lì il bene vinceva, il messaggio era chiarissimo, e così anche in questa serie qui, pur essendo un tessuto sociale totalmente diverso.